Avvicinati. Ecco qui, mio padre dorme con un gatto certosino. Così l'abbiamo visto tante volte. E in fondo qui continua a dormire, non se n'è andato. E poi, spostandoci, qui troviamo mia sorella, qui mia madre Ferrara, poco lontano dal Duomo, qui mia sorella, e qui elegantissimi, guarda. Qui mio padre, signorile, e mia madre, eccomi. E adesso da qui ci spostiamo per andare a Ferrara, nella casa di mia madre, che poi è la casa che mia sorella ha voluto diventasse un luogo per gli scrittori che arrivano per dialogare con lei, per la casa editrice della nave di Teseo. Sono le case Cavallini Sgarbi. E lì adesso si aggiunge anche l'appartamento di mio zio Bruno. Mio zio Bruno c'è anche lui qua, eccolo. Andiamo a cercarlo, è qui. Qui, eccolo. E si è recuperato l'appartamento dove lui stava e anche il suo studio dove insegnava. Insomma, in questa casa, non questa dove siamo, qui siamo a Rò, nella casa di Ferrara, che è la casa dell'Ariosto, la casa del canonico Bruno Oro, che era lo zio di Lodovico Ariosto. Ebbene, oggi 27 marzo, nel palazzo di Via Gioco del Pallone 31, la casa dell'Ariosto, le case Cavallini Sgarbi, si parlerà di Ariosto. Ci saranno il rettore dell'università, mia cugina Eleonora, felice di aver recuperato gli spazi dei suoi genitori, mia sorella Elisabetta, editrice sempre più determinata, Ermanno Cavazzoni, scrittore di un romanzo pieno di fantasia e di sogni che richiama Ludovico Ariosto, Nuccio Ordine, che è un grande lettore dell'Ariosto, ed io che proverò a parlare della follia in Ariosto e nell'Arbo da Rotterdam. Ecco, qui mio padre si guarda sorridendo, eccoli là ancora. Oggi, 27 marzo, alle ore 17, in via Gioco del Pallone 31 a Ferrara, per ricordare Ariosto e soprattutto i miei genitori, Rina e Nino. Casa dell'Ariosto, Gioco del Pallone 31, 27 marzo, ore 17.